Crolla anche a Pontedera il Pescara dopo 90 minuti imbarazzanti e che certificano una crisi piena e dalla difficile soluzione con la panchina di Gaetano Oteri, ora fortemente a rischio. I biancazzurri battuti per 2-1 non avrebbero meritato la sconfitta, ma con questa classifica e due sole vittorie negli ultimi 11 match, ogni altro discorso è davvero superfluo. La piazza di Pescara non merita tutto questo. Il tecnico biancazzurro manda in campo la sua formazione con il 4-3-2-1 e con Zappella come vice. Il tecnico Gaetano Oteri manda in campo la sua squadra con il 4-2-3-1 e con Zappella come vice. Memusciai, assente anche Di Gennaro e Galano. I padroni di casa rispondono con un 3-5-1-1. Al centro dell'attacco c'è il bomber del girone Magnaghi. Spazio anche all'ex biancazzurro Barba. In panchina l'abruzzese D'Antonio. Nel fresco pomeriggio del Mannucci si parte a buon ritmo. L'aggressività dei padroni di casa costringe il Pescara a forzare alcune giocate con lo spettacolo che latita. In un match in cui il Delfino prova a fare, come si suol dire, la partita con le emozioni però assenti per i mille presenti sugli spalti. Trascorrono così minuti e bisogna arrivare al 35esimo per vedere una buona occasione per Ferrari, che controlla palla e scarica di poco sopra la traversa. Cresce la pressione del Delfino in una partita comunque complicata e che vede al 41esimo la schiacciata di testa ancora del bomber biancazzurro in aria su cross di Zappella con Angeletti che respinge, ma la beffa, come si suol dire, dietro l'angolo e si materializza al 47esimo quando su cross dalla destra la palla arriva al neoentrato Milani, che a due passi da Sorrentino non sbaglia per l'1-0 toscano, con cui si chiude il primo tempo e con il Pescara che subisce ancora gol in questa stagione. Nella ripresa partenza nervosa per gli adriatici, che premono e rischiano però con il contropiede locale. Al 17esimo con Ferrari che in area trova la deviazione di Angeletti in angolo. Oteri cambia ancora al 22esimo con Marilungo e Rauti che prendono il posto di De Marchi e D'Ursi. Ma dopo due minuti al 24esimo Magnaghi, dopo un miracolo di Sorrentino con la difesa del Pescara ferma, mette il pallone in rete per il raddoppio toscano. Gara che sembra segnata con il punto più basso del calcio biancazzurro negli ultimi tre lustri. Buio nero per il Pescara e con il Pontedera che festeggia con due tiri in porta e il doppio vantaggio, con Magnaghi che poi al 29esimo si divora il gol del 3-0. Delfino che rischia di naufragare, ma che con Rauti al 33esimo la riapre con la prima rete dell'ex palermitano. Ora con 12 minuti a disposizione gli abruzzesi provano il tutto per tutto con la traversa che al 42esimo dice no a Ferrari prima del forcing finale, che è però improduttivo con la sconfitta che al 95esimo diventa realtà. Al termine del match, lunghissimo confronto tra tifosi pescaresi, tecnico e squadra sotto il settore ospiti. Domenica all'Adriatico arriva la Lucchese. Non sappiamo se sarà ancora il tecnico Oteri a guidare i biancazzurri, ma per il Pescara è arrivato il momento cruciale della stagione.